Siano lodati Gesù e Maria. La liturgia di questa domenica, 14ª del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, è molto bella, ha una grande, diciamo così, forza di consolazione che vuole trasmetterci, aprendoci delle prospettive di reale, oggi si chiama così, benessere di vita, ma non benessere semplicemente esteriore, ma quel benessere profondo che deriva dal mettere la parola fine a tutta quanto una serie di situazioni interiori che sono fonte di grande sofferenza in noi. Ecco, la liturgia culmina nel Vangelo, la prima lettura prefigura l'avvento di questo re umile e vittorioso, ecco, che cavalca un asino, è evidente l'immagine prefigurativa dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quindi umilissimo nella sua regalità e appunto cavalcando un asino. E questa prefigurazione, questa profezia culmina nel Vangelo, dove Gesù loda il Padre perché ha dato la capacità a qualcuno, quindi a chi non oppone la propria supponenza, saccenza e superbia, di riconoscere in lui l'inviato. L'inviato a fare cosa? Fare quella cosa che tutti quanti desidereremmo vivere: dare ristoro, dare pace, dare riposo. Il termine greco è molto molto bello, fa proprio l'idea di chi trova pace, di chi stava proprio male e a un certo punto sta bene, ecco, proprio il benessere profondo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, anche qui oppressi sarebbe sovraccaricati, oberati, quindi che non ce la fate più, ed io vi darò ristoro. Quindi la prima cosa che Gesù ci dice questa domenica è: vieni da me se cerchi la pace, vieni da me se ti senti stanco, vieni da me se ti senti oppresso. Questa è la prima indicazione. Ecco, sapete che molte volte quando noi non stiamo bene, è umano che succeda questo qui, cerchiamo qualche occasione per distrarci, cioè vediamo un film, cioè, andiamo a fare una passeggiata, andiamo a fare una corsa, cerchiamo un amico, cerchiamo un conforto umano, è tutto quanto normale. Ma sappiamo bene, abbiamo fatto esperienza tutti quanti, che queste cose sono come quando uno si prende l'aspirina e c'è la polmonite, quindi sono dei palliativi, ti fanno stare un po' meglio sul momento, ma finito, diciamo così, la distrazione, ritorni in quella grande sofferenza interiore che ti porti dentro. Ecco, Gesù non ti dà il palliativo, non ti dà l'aspirina, d'accordo? Ti dà l'antibiotico se c'è la bronchite, ti fa la chemioterapia se c'è il tumore, quindi ti guarisce da questo stato. Questo è il primo messaggio. Poi c'è il secondo, con cui già andiamo verso la conclusione di queste brevi riflessioni, ed è questa: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. È quello che San Paolo sintetizza nella seconda lettura dicendo: guardate, se qualcuno non ha lo spirito di Cristo non gli appartiene. Che significa lo spirito di Cristo? Potremmo tradurre lo stile di Cristo, il modo di vivere di Cristo, il modo di porsi. E Gesù li sintetizza in questi due attributi che poi danno luogo a due meravigliose virtù che sono un po' la piattaforma di tutta la vita di santità. I santi dicono che fino a quando non si vedono queste due cose, i maestri di spirito, bene in un'anima, non c'è nessun vero cammino di santificazione e di conversione, è tutto quanto molto molto superficiale o in certi casi addirittura semplicemente apparente. La mitezza e l'umiltà di cuore, cosa sono queste due bellissime virtù? La mitezza è quella capacità di mantenere sempre una profonda calma interiore, un grande dominio di sé ed un modo di affrontare i problemi e soprattutto di trattare il prossimo mansueto, affabile, amabile. Gesù era così. Se tu incontravi Gesù, solo vederlo, solo sentire il tono della voce, quindi vedere proprio la sua calma sovrana, che non perdeva mai neanche dinanzi alle provocazioni dei farisei o cose di questo, solo vedere quello era una predica muta. Chi di noi non desidererebbe avere questa capacità, questo
stile, questa calma, questo dominio di sé. Gesù dice: attento, questo la impari. Non è una cosa, ma io sto sempre arrabbiato nero, io se vedo una cosa che non va divento subito irascibile, non posso sopportare. Dice: io non sono fatto così. Se Gesù dice imparate da me, capito, una cosa che si può imparare, vuol dire tu puoi essere anche che non ce l'hai, ma se vuoi la puoi imparare. Io il tedesco non lo parlo, ma se mi metto a studiare un bel po', tra un po' lo parlerò, si impara. Quindi si può imparare. Quindi Gesù viene primo a darti una mano, a sollevarti, ad abbracciarti e darti una mano, poi dice: bene, dopo che ti ho rimesso in piedi, adesso cominciamo a consolidare questo stato di salute interiore e comincia a imparare primo la mitezza da me. Come si fa? Guardami, studiami. C'era una bellissima lettura in questi giorni nell'ufficio delle letture, che basta che noi ci studiamo con attenzione Gesù. A volte anche, leggevo l'altro giorno su un documento del Magistero del Papa, sull'Evangelii Gaudium, mettili davanti al crocifisso, guardalo, oppure mettili davanti al tabernacolo, state seduto, sta lì, come il famoso contadino delle campagne di Ars, che passava almeno una mezz'oretta al giorno seduto all'ultimo banco della chiesa e guarda il tabernacolo. Una volta il curavo d'Ars e disse: scusa un attimo, tu che vieni a fare tutte le mattine, che ti vedo seduto, che fai? Niente. Sto un po' in pace, guardo lui, lui guarda me, faccio il pieno della pace e poi vado a lavorare. Bello, eh? La seconda cosa, umile attenzione di cuore. E voi sapete che i maestri di spirito dicono: è molto difficile per noi esseri umani, per tutti, raggiungere l'umiltà. Qualcuno fa un po' di ironia, che dice che la superbia, dice, quando noi moriamo l'anima esce dal corpo invece subito, e la superbia ci mette 2-3 minuti, perché rimane ancora un altro po' a fare un altro po' di danni pure sul cadavere e poi esce. Dice, ma anche se noi fossimo tanto umili, perché essere umile etimologicamente significa abbassarsi, cioè tu stai in una condizione e ti metti in una condizione di minorità. Chi è l'unico umile? L'unico umile è Gesù, perché è Gesù che si è realmente abbassato, cioè lui era nella gloria divina, dice San Paolo, ed ha accettato di presentarsi come apparentemente come un semplice uomo, cioè con colui dinanzi al quale gli angeli stanno prostrati in adorazione. Quando era sulla terra uno ci poteva parlare tranquillamente come se fosse un uomo normale, o addirittura poteva anche insolentirlo come ha fatto qualcuno, e lui se le è lasciate fare queste cose, no? Quindi dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo possiamo impararlo fino a un certo punto. Per noi, dicono i maestri di spirito, sapete cos'è l'umiltà? L'umiltà è prendere semplicemente coscienza di quel poco che siamo. Io ve lo auguro questo qui, guardate, che il Signore, siccome ci vuole tanto bene, questo vi parlo anche un pochino a cuore aperto per l'esperienza di vita, che mano a mano che passano gli anni di età e di ministero questo si vede. Se c'è una cosa che il Signore costantemente ha a cuore è di farci piano piano prendere coscienza, ma senza che questo ti porti alla depressione, del fatto che tu sei semplicemente un povero uomo, d'accordo? Molte cose belle sono quelle che il Signore ci ha dato, purtroppo molte cose meno belle sono quelle che i nostri difetti e le nostre miserie hanno apportato alla nostra persona. Questo bisogna avere il coraggio di guardarla in faccia, piano piano, d'accordo? Questa è, credo, per noi uomini la vera umiltà. Le guardi in faccia e per quanto puoi, con l'aiuto del Signore, cerchi di affrontarle e di correggere, di camminare verso il meglio. Guardate, questo sembra una sciocchezza, non so quali risonanze interiori vi possa provocare, ma se una persona ha questa disposizione del cuore, a parte il fatto che sta in una pace profondissima, perché non deve più stare a preoccuparsi, a difendersi, ad apparire perfetto agli occhi del prossimo, perché c'è paura che gli altri ti giudicano, perché c'è paura che... No, stai tranquillo, stai sereno, quello sei e quello presenti, ma al tempo stesso cammini, non è quella situazione di chi dice: vabbè, sono fatto così, o mi accetti così, no. Piano piano imparate da me, che sono umile di cuore, cammino, vado avanti, mi lascio illuminare, mi lascio guidare, mi lascio correggere.
sia dal Signore direttamente, poi una cosa un po' più difficile, che è quando ci correggono le persone che ci stanno vicino, perché alcuni lo fanno con grazia, altri non lo fanno con grazia. E credo che sia discreta umiltà da parte nostra del farci attenti, perché quando ci arriva una critica, qualcuno ti ha criticato, noi come reagiamo? Umanamente 90 volte su 100 non reagiamo bene, anzi cerchiamo di opporre altre 300 crisi, questo mi ha detto adesso invece lui o invece lei, ecco. Però è grande umiltà quando ci arriva una cosa di questo genere, fermarsi e dire: se questo percepisce questa cosa di me, anche se forse magari non ne sono perfettamente cosciente, forse sarà vero? Punto interrogativo. Sì, è vero. Beh, ci rimbocchiamo un pochino le maniche, cercheremo di migliorare. Questa è l'umiltà. Per noi poveri mortali peccatori, noi non abbiamo niente di cui abbassarci. Che te vuoi abbassare? Noi siamo uomini che possiamo soltanto prendere coscienza di chi siamo. Però fare questo è fare tanto, credetemi, perché... E se non facciamo questo è un problema, perché se tu non hai questa disposizione, le cose che non funzionano, le cose che non vanno, come le malattie umane, se noi abbiamo una malattia, le malattie purtroppo non si curano da sole, capite? Anzi, le malattie, se tu le trascuri, col passare del tempo, peggiorano. Quindi se tu non intervieni, rimani non solo sempre uguale, ma sempre uguale con il trend che va verso il peggio. Se invece, con calma, con pazienza, lavoricchi costantemente su te stesso, nel tempo le cose vanno verso il meglio, perché sì... Non è detto che non si possa cambiare, anzi, non è detto che non ci si possa correggere, anzi, non è detto che non ci si possa migliorare, però l'importante è imparare l'umiltà del cuore di Gesù, perché per fare questo occorre accettare la mortificazione, che è discreta mortificazione, del riconoscersi peccatore, dell'essere appunto rimproverati, corretti, a volte con mala creanza. Dice, se uno ti corregge con mala creanza, se sei un grande santo devi separare la mala creanza da quello che ti viene detto. Te l'ha detto con malgarbo, ma quello che ti ha detto con malgarbo è vero o non è vero, anche se te l'ha detto con malgarbo? E se è vero, anche se te l'ha detto con malgarbo, lascia perdere il malgarbo e lavoraci sopra. Chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere così, perché guardate che campare così si campa molto meglio, perché i frutti che lascia questo stile sono quelli di una profonda, ripeto, pace e serenità interiore. Dicevo alla messa di ieri sera, che ha dato anche il titolo all'omelia, che è quello che tutti gli uomini cercano, ma quasi nessuno trova, perché per trovarla occorre uniformarsi a questo stile. Siano lodati Gesù e Maria.